Elisabetta, ancora una volta, tantissime le novità che voi state presentando in fiera, Vicenza Oro Gennaio 2023 in particolare, ne tiene a battesimo due, uso questa parola non a caso. Intanto la prima grande novità è un inno alla vita, si intitola, si chiama Luce. Luce. Luce perché è nata una bimba da Mamma Ne Sofie, quindi è la prima figlia di Mamma Ne Sofie, anzi la prima era Sofia che ha dato la luce a tutto quello che è nato. Però il 7 gennaio è nata Adele, figlia di una nostra dipendente che si chiama Sofia, una ragazza stupenda. E niente accade per caso, perché io ancora non sapevo che lei era incinta, ma avevo cominciato a creare delle cose dove entrava la luce, la trasparenza, ma addirittura avevo creato un chiamangeli, quindi è stato buffo quando poi ho saputo che lei era incinta, ho detto non ci posso credere, tutte coincidenze, addirittura ero andata in un mercatino antiquario e mi ero anche comprata una piccola, un'annunciazione dipinta, quindi tutto sempre, e la cosa bella appunto è che in questa collezione è entrata la luce come trasparenza e quindi io ho sempre usato pietre dure, ho fatto tante collezioni, anche quelle passate, dove la maggior parte delle pietre erano matte, diciamo, non facevano passare la luce, quindi lapislazzuli, malachiti, rodocrosite. E questa volta avevo proprio l'esigenza di cominciare a far passare la luce attraverso queste collane. Per esempio questa, che è fatta di rodocrosite, e poi c'è l'ametista, cioè questa rondella di ametista viola che lascia passare la luce. Sono partita così, facendo entrare la luce solo in qualche punto, per poi far entrare la luce da tutte le parti, per cui abbiamo fatto delle collane proprio di cristalli di rocca dove c'è solo trasparenza. Oppure, non lo so, delle collane dove c'è tanta trasparenza, quindi peridoto, quindi dal bianco per poi passare al colore, ma tutti i colori delicati, i colori dei topazi azzurri, delle tormaline rosa, del peridoto verde, dell'ametista viola, quindi c'è tutta questa vibrazione di colori fino ad arrivare a un colore che io amo tantissimo, che è il granato. Mi piace da morire perché è il colore del vino rosso. Io amo solo il vino rosso e quindi mi piace tantissimo questo. Ecco, quindi è la luce che è entrata e mi è piaciuto raccontarla così. Infatti non so se, ma nel video che abbiamo poi realizzato abbiamo parlato di suono della luce, perché è una cosa che non sta insieme, no? Il suono della luce, però in realtà è veramente il tintinnio del chiamangeli, è veramente un'emozione che ti evoca luce, trasparenza, purezza, quindi insomma questa è stata l'ispirazione e questo è quello che abbiamo realizzato. Luce è la prima di queste due collezioni, di queste due grandi novità che voi state presentando, poi invece c'è un'altra che è sempre un inno alla vita, perché di fatto Mamma Ne Sofie parla di vita e anche di evoluzioni. Adesso Sofie è diventata grande. La mia prima luce, la mia primissima luce, lei che ha ispirato tutto, è venuta da me e mi ha detto: mamma, ma perché non mi fai delle cosine piccole piccole? E quindi io, accogliendo una sua richiesta, ho disegnato insieme a lei questa linea che si chiama Seulement Sophie, perché è solo lei, questa volta non è Mamma Ne Sofie, è solo lei. E dove ci sono dei piccolissimi soggetti in oro, ma io sono andata a crearli proprio per venire incontro alle sue amiche, lei, che tante volte mi chiedono: Elisabetta, ci fai qualcosa di piccolo piccolo che possiamo comprare anche noi? Allora mi è piaciuta l'idea proprio di, io adoro il minimal, proprio l'infinitesimale, e quindi sono andata incontro a loro facendo queste piccolissime cose dove magari c'è
un semplice traforino piccolo piccolo piccolo, oppure una pietra che passa attraverso una catenina sottilissima. Ho cercato la catena più sottile, questo proprio per raccontare il mondo delle ragazze, ma devo dire anche il mio, perché comunque io amo molto quella semplicità totale, per cui insomma grazie a Sofia che mi ha chiesto questa cosa, e secondo me è molto molto ricercata, piccola, delicata.